Su impulso della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, che raggruppa 80.000 aziende teramane e aquilane, si è svolto a Teramo un incontro con una delegazione dell'Ambasciata della Repubblica di Moldova. La finalità dell'iniziativa è di consolidare i rapporti istituzionali e commerciali tra il sistema economico abruzzese e la Moldova. Investire in Moldova perché il Moldova è un paese non di confine, ma è un paese molto importante e strategico per quanto riguarda l'Europa verso i paesi che vanno oltre la Moldova. Abbiamo delle zone franche dove è possibile operare e avere rapporti con i paesi, io parlo della Russia, ma insomma dalla Moldova in poi. È interessante perché ci sono delle opportunità notevoli sia dal punto di vista fiscale, diciamo così, che dal punto di vista proprio operativo. Come si può concretizzare questa sinergia con questo paese? Abbiamo ricevuto con grande entusiasmo l'ambasciatore della Moldova qui in Camera di Commercio proprio per verificare insieme se ci sono punti di interesse e punti di sviluppo, per cui ascolteremo con grande attenzione tutti i plus di questo Stato, vediamo anche con il nostro sistema produttivo se ci possono essere degli interscambi e quindi credo che faremo un po' il nostro mestiere, che è quello di creare appunto link interessanti per lo sviluppo economico del nostro territorio. All'incontro, che si è svolto nella storica sede teramana della Camera di Commercio di Via Savini, sono intervenute le istituzioni locali e i rappresentanti del sistema imprenditoriale di Teramo e dell'Aquila. Presente anche l'ambasciatore della Moldova, Anatolij Urecheanu, che ha annunciato grandi opportunità di sviluppo economico per le imprese abruzzesi in terra moldava. A cosa siete realmente interessati per quanto riguarda la produzione abruzzese e marchigiana? Vedete, dumneavoastră, suntem interesați ca să dezvoltăm o cooperare concretă. Noi siamo interessate, e ambasciatore dice che posso fare conclusione, sintesi di alcune aree di interesse, alcune aree di cooperazione, produzione. Dopo questa presentazione, quando avremo anche l'opinione e le suggestioni di imprenditori che sono presenti a questo convegno. Questo convegno darà la possibilità di fissare contatti, di rilanciare la collaborazione e di organizzare in futuro missioni d'affari.